Giuseppe Alessandri, uno scrittore che ha scritto un libro, La leggenda del Vampa, che è una specie di studio della vicenda del mostro di Firenze. Allora, io vi ricordo che su questa questione, anche oggi chiediamo la vostra opinione, oggi il televoto di giorno per giorno riguarda proprio il mostro di Firenze, ovviamente non entriamo nel merito processuale, sapete che Pietro Pacciani è stato giudicato colpevole in primo grado, sapete, come vi ho ricordato più volte, che lunedì inizia il processo di secondo grado, sapete anche che nel nostro paese fino all'ultimo grado di giudizio bisogna considerare un imputato innocente, dunque vi chiediamo in realtà la vostra opinione su uno dei più inquietanti interrogativi circa questa vicenda. Il mostro di Firenze è una sola persona, cioè i vari terribili delitti sono stati commessi da una sola persona o da più persone? Se secondo voi il mostro di Firenze in realtà è una persona sola, 0878-5501 al costo di uno scatto. Se pensate che in realtà dietro questa definizione si nascondono più persone, più maniaci, 0878-5502. Prima di farvi vedere una scheda nella quale abbiamo ricostruito tutta questa lunga serie di brutte storie, intanto abbiamo i primi dati, vediamo che il sì è il 24%, mentre il 76% di voi ritiene che non sia una sola persona, ma siano più maniaci che hanno fatto queste cose orribili. Volevo sentire rapidamente il primo parere dei nostri ospiti. Allora, professor Bruno, lei è nel pool che difende Pacciani. Quindi sostenete che lui non è in assoluto il mostro di Firenze o che in realtà ha partecipato solo ad alcuni dei delitti? No, noi sosteniamo che non ha alcuna partecipazione ad alcun delitto, quindi che lui non è assolutamente il mostro di Firenze ed è solo un capro espiatorio. Un capro espiatorio per coprire, nascondere o salvare chi? O per cercare comunque un colpevole? Capro espiatorio in una situazione drammatica in cui la gente vuole giustizia e in cui si vuole per forza trovare un mostro. Ecco, io non sono sicuro che si giungerà a scoprire il vero mostro. Ma lei sostiene che, sostiene che il mostro è uno solo, per tornare al tema del televoto, che in realtà ci sono varie persone che nella zona intorno non a Firenze hanno compiuto questi delitti? Non è una scelta di piacere se non lo è per mi convince, no, piacere nel senso se mi convince di più il fatto di che ci sia un mostro, no, è un dato scientifico che mi porta a considerare l'ipotesi che sia una sola persona quella superiore a tutte. Ma non Pacciani, al 95%, sicuramente non Pacciani. Secondo lei una sola persona, e lei aggiunge non Pacciani, ma non questo Pacciani. È un dato processuale che verrà discusso nelle aule appunto di giustizia. Giuseppe Alessandri, la sua tesi invece qual è? La mia tesi è che dopo tanti falsi mostri, finalmente la giustizia abbia ciuffato quello giusto stavolta, Pietro Pacciani. Quindi lei sostiene che il mostro è una sola persona, sì, che e sia lei una sola persona, Pacciani. Sì, per una serie di motivi, sia per quanto hanno detto gli analisti di quantico che hanno studiato a fondo questo problema, che in America è particolarmente diffuso, cioè queste psicopatie non sono condivisibili fra più persone, e in particolare nel caso del mostro di Firenze questo sodalizio fra mostri sarebbe dovuto durare addirittura 17 anni. E invece lei dice è opera di un assassino seriale. Certo, ma unico. La stessa cosa hanno dimostrato le varie perizie fatte negli anni, che hanno dimostrato non solo l'unicità dell'arma assassina, ma anche della mano omicida. Si è sparato sempre nella solita maniera. Avvocato Luca Santoni Franchetti, lei è in una posizione un po' intermedia. Sì. Qual è? Ma io non mi preoccupo se tanto se il Pacciani è colpevole o innocente. Anche perché non dobbiamo noi dirlo in questa sede. Non lo dobbiamo dire, ma per me non è mai stato un problema, perché dire che uno è colpevole o innocente presuppone una ricostruzione esatta dei fatti. Io dal 74, perché lo seguo questo caso, sono l'unico ad averlo seguito dall'inizio, cioè dal primo vero delitto mostruoso, fra virgolette. In quale veste lo ha seguito? Sempre come avvocato. Ricordiamolo a chi ci segue da casa. Sempre come avvocato e come criminologo, perché appartengo alla scuola di Modena. E per me è matematico che questo delitto invece sia compiuto da più persone. Non bisogna parlare di psicopatie, di malattie strane o... Bisogna pensare invece che possono essere dei clan, dei gruppi legati da subculture particolari. Prima c'era un'antropologa, poteva forse illustrarci anche lei come certi legami si possono incardinare. Ma il fatto pacifico è che noi dobbiamo guardare i fatti. Io è da tanto tempo che mi batto
in tribunale, fuori dai tribunali, perché si ricostruiscono esattamente i fatti. E dai fatti è pacifico, per esempio dal delitto del 1985, che a eseguirlo sono necessariamente più persone. Quindi, secondo lei, in realtà non esiste un mostro di Firenze, ma esistono i mostri di Firenze. Non soltanto, secondo me, anche la sentenza, io sono sempre stato l'unico a battermi per più persone, la sentenza della Corte d'Assise di Firenze mi ha dato ragione. Infatti io ho sempre detto che è stato riconosciuto in primo grado colpevole di alcuni dei delitti. Comunque, visto che l'avvocato Santoni Franchetti ha citato uno dei tanti delitti, ricostruiamo questa lunga, terribile storia. Le vittime del mostro di Firenze o dei mostri di Firenze, la ricostruzione è di Patrizia Fanelli. È il 21 agosto del 1968, in una strada secondaria in località Lastra Signa, in provincia di Firenze, vengono trovati i cadaveri di un uomo e di una donna, Barbara Locci e Antonio Lobianco. Sono stati assassinati in auto, in una Giulietta bianca. L'arma usata, una pistola calibro 22 Long Rifle con proiettili Winchester serie H. Allora nessuno poteva immaginare che quella stessa pistola avrebbe colpito ancora negli anni, che con quell'arma qualcuno avrebbe messo fine a ben 16 giovani vite. Passano 6 anni, la notte del 14 settembre del 1974, nelle campagne di Borgo San Lorenzo vengono uccisi 2 fidanzati, Pasquale Gentilcore, di 19 anni, e Stefania Pettini, di 18. Anche questa volta vengono sorpresi in macchina, mentre amoreggiano. Sul corpo della ragazza vengono trovati segni di sevizie. Dopo averla colpita con 97 coltellate, l'assassino o gli assassini le hanno inserito nella vagina un tralcio di vite. Il 6 giugno dell'81 la beretta calibro 22 colpisce ancora ed uccide Carmela Denuccio e Giovanni Foggi. Alla ragazza viene asportato il pube con un'arma da taglio. Passano solo 3 mesi ed il 22 settembre in un viottolo di Calenzano vengono sorpresi ed uccisi Stefano Baldi e Susanna Cambi. Anche in questo caso sul corpo della ragazza vengono riscontrati i tragici segni della tortura. Il 19 giugno dell'82 l'assassino dimostra la sua abilità nel maneggiare la pistola e un'assoluta freddezza. Le sue vittime, infatti Antonella Migliorini e Paolo Mainardi, forse si accorgono della sua presenza e tentano la fuga, ma l'auto finisce in un fossato mentre l'aggressore continua a sparare sui fari ed attraverso il parabrezza. 9 settembre del 1983 vengono uccisi 2 ragazzi tedeschi, Horst Meyer e Rasch Uye, mentre dormono nel loro camper posteggiato in una piazzola di Giogoli. 29 luglio 1984, un altro omicidio, a Vicchio del Mugello. Le vittime sono Piarontini e Claudio Stefanacci, avevano 18 e 21 anni. Sul luogo del delitto viene però lasciata una traccia, l'impronta di un ginocchio sullo sportello dell'auto delle vittime. L'8 settembre del 1985 vengono uccisi 2 turisti francesi, Nadine Mariot e Jean Cravicchilly, mentre dormono nella loro tenda in una piazzola agli Scopeti. Chi è il mostro? È metodico, determinato, colpisce sempre coppie, in estate, di notte, in giorni festivi o prefestivi, usa sempre la stessa arma e non lascia tracce. Il nome di Piero Pacciani entrerà nell'inchiesta la prima volta 9 giorni dopo l'ultimo agghiacciante delitto, in seguito ad una segnalazione anonima, ma per alcuni anni rimarrà solo uno dei possibili sospetti. Con l'andar del tempo però il suo dossier si arricchisce, si scopre il suo passato violento, vengono alla luce coincidenze sconcertanti, indizi allarmanti che porteranno infine gli inquirenti a far coincidere l'identikit del mostro con quello dell'agricoltore di Mercadale. Il 16 gennaio del 93 Pietro Pacciani viene arrestato e dopo un processo durato 7 mesi, il 1 novembre del 95 la Corte di Assise di Firenze lo condanna all'ergastolo per 14 dei 16 delitti compiuti tra il 68 e l'85. E ora, alla vigilia del processo di appello, si scontrano le tesi di accusa e difesa tra chi lo ritiene colpevole di tutti i delitti compiuti forse con l'aiuto di uno o più complici, compreso il primo del lontano 68, e chi invece lo crede vittima di un errore giudiziario, come quelli che negli anni passati portarono in carcere ben 6 presunti mostri. Ecco, alla vigilia del processo appunto noi non possiamo entrare nell'ambito strettamente giudiziario, nell'ambito dibattimentale, ma ci chiediamo insieme con i nostri ospiti e soprattutto chiediamo a voi, che potete esprimervi come sempre tramite il televoto, allora, è stato uno solo il mostro di Firenze o ci sono stati più mostri di Firenze? Dunque la domanda, secondo voi il mostro di Firenze è una sola persona? Se sì, 0878-5501, fino adesso è in minoranza, il sì, se no 0878-5502, approfittate della pausa per continuare a votare, torniamo subito, grazie. 0878-5501, se no 0878-5502, a questo momento il sì è il 28%, il no al 72%. Giuseppe Alessandri ha scritto un libro, La leggenda del Vampa, storia del mostro di Firenze col punto interrogativo. Perché col punto interrogativo?
Perché dato che la sentenza non è ancora definitiva, nel nostro paese un imputato va considerato non colpevole. Quindi, avendo scelto di mettere la foto del Pacciani in copertina, è stato d'obbligo questo punto interrogativo. Però devo dire che il libro vuole essere anche un po' la ricostruzione del caso del mostro di Firenze, al di là dell'ipotesi colpevolista-innocentista. Comunque, per lei è soltanto una persona, è sì, soltanto uno il mostro certo, di Firenze. Perché poi questo... Mi dica un motivo di questa sua convinzione. Certo, glielo dico subito, perché questa alleanza fra mostri avrebbe dovuto sopravvivere non soltanto al tempo, ma anche ai vari spostamenti del Pacciani, perché il Pacciani nel 73 si trasferisce dal Mugello, dall'originario Mugello, alla Val di Pesa, quindi dalla parte opposta della provincia di Firenze. Ecco, però, avvocato Santoni Franchetti, non è detto che i vari mostri dovevano in qualche modo essere alleati, potevano agire ognuno per conto proprio, per emulazione, per imitazione. È molto difficile capire le dinamiche di un gruppo di persone così efferate. Normalmente la criminologia ci insegna che dentro un gruppo c'è una persona di forte personalità che guida gli altri, e poi spostarsi per qualche decina di chilometri non sarebbe certamente un problema, ma non è questo il punto. Questi delitti sono misteriosi, non solo perché avvengono una volta l'anno, vi sono stacchi di 6 anni da uno all'altro, con causali che ci sono ancora completamente sconosciuti. Noi abbiamo chiesto di fare una perizia, forse su Pietro Pacciani. Sarebbe interessante sapere, aprire il caso psichiatrico. Non dico tanto, diciamo, che fare, chiedere la perizia su Pacciani è un pretesto. Aprire un caso psichiatrico che fino ad oggi non è assolutamente entrato dentro il processo. Ecco, professor Bruno, quindi il mostro di Firenze, chiunque esso sia, è un caso psichiatrico, è un caso di psicopatologia criminale? Direi sicuramente, questo non lo dico solo io, ma l'hanno detto anche i consulenti dell'accusa, che hanno detto che si tratta di un caso che, quando sarà riconosciuto, sarà conosciuto come un caso psicopatologico. Ed è proprio per questo che io nego che sia Pacciani, perché Pacciani è una persona assolutamente normale, normale per quello che riguarda la psicopatologia. Non quindi rientra nell'ambito psicopatologico. Non ha disturbi psichiatrici di nessun tipo. Allora, sentiamo un attimo che cosa pensa di tutta questa vicenda alla vigilia del processo di secondo grado che si apre appunto lunedì il procuratore capo di Firenze, Pierluigi Vigna. Ecco, direi che io ho queste dichiarazioni in senso puramente descrittivo, perché la Corte d'Assise d'Appello deve iniziare il dibattimento d'appello il 29 gennaio. Quindi il Pacciani, benché condannato in primo grado, è, in base alla norma costituzionale, presunto non colpevole. Procuratore Vigna, perché Piero Pacciani è stato condannato dalla Corte di Assise a 14 ergastoli? Quali sono stati i punti fondamentali della sentenza? Innanzitutto i luoghi dove vengono commessi i delitti. Luoghi in senso generico e in senso specifico. Cioè, noi abbiamo dei delitti nella fascia nord rispetto a Firenze, nel Mugello. L'imputato aveva abitato in quei luoghi negli anni 70 e in alcuni casi in luoghi molto prossimi a quelli degli omicidi. Poi si sposta il baricentro degli omicidi verso il sud-est di Firenze e noi ritroviamo lì l'imputato abitare. Luoghi anche specifici, perché in alcuni luoghi dove sono stati commessi gli omicidi, lì erano frequentati dall'imputato allo scopo di visionare coppie. Il secondo punto che sinteticamente direi è la presenza dell'imputato nel luogo dove si verificò l'ultimo omicidio, quello dell'85, luogo dove lui fu visto, secondo talune testimonianze, nel periodo in cui si stavano commettendo questo duplice omicidio. Il terzo punto è il rinvenimento di un bloc notes, il quale apparteneva a una delle vittime. Su questo erano riportate le calligrafie di due delle impiegate del negozio dove si vendevano questo tipo di bloc notes. Il soggetto ucciso si riforniva presso questo negozio, aveva a casa bloc notes uguali. L'imputato non ha offerto spiegazioni attendibili
su questo block notice che, va ricordato, non veniva venduto in Italia. Un altro punto oggettivo è rappresentato dal rinvenimento nell'orto dell'imputato di un proiettile non esploso di calibro 22. Il giudizio è stato completato con un'analisi, mi sembra attenta e doverosa, sulla personalità di questo soggetto, di questo imputato. Dunque, le campagne toscane sono ancora presidiate? A mio parere non vi è più una vigilanza, voglio dire, puntata sulla individuazione di questo soggetto. Secondo noi sono possibili gesti emulatori e per questo in concomitanza o gesti diversivi abbiamo disposto una più attenta sorveglianza. Come è stato rivelato dalla stampa, c'è un'inchiesta bis che mira a delineare eventuali apporti di favoreggiamento o che di altre persone. Ci sono degli aspetti secondo noi utili che però non possono essere rappresentati. Alcuni degli elementi che verranno discussi al processo a partire da lunedì, ma torniamo al nostro televoto. La domanda che vi poniamo è: secondo voi il mostro di Firenze è una sola persona? Se sì, 0878-5501, fino a questo momento in minoranza; se no, 0878-5502, ultima possibilità per telefonare al costo di uno scatto. Torniamo subito dopo la pausa, restate con noi, grazie. Coloro che hanno telefonato, il mostro di Firenze in realtà non è una sola persona, ma sono stati più mostri di Firenze a commettere i 16 orribili delitti. Mentre invece per il 29% il mostro di Firenze è una persona sola. Sarà poi il tribunale, a partire da lunedì, in secondo grado, a decidere se, essendo una persona sola, ammesso che lo sia, è Pietro Pacciani o qualcun altro. Rapido commento, Giuseppe Alessandri, lei sostiene che è una sola persona, quindi in qualche modo il televoto oggi non l'ha seguita. Però io credo di aver capito perché la gente si è orientata in questa maniera, avendo fatto un'indagine proprio sull'argomento. Ecco, io credo che Pacciani, al processo di primo grado, sia stato abilissimo nel calarsi nei panni di Bertoldino, del contadino sciocco Melenzo, che da solo non è in grado neanche di attraversare la strada. Quindi ecco, la gente adesso pensa che dovesse avere una mente superiore che lo aiutava nel compiere questi misfatti. Ecco, però io, se lei mi permette, leggo anche in questo risultato la delusione proprio per essersi trovati di fronte un mostro completamente opposto a quello che l'immaginario collettivo aveva vagheggiato per anni e che anche era stato propinato dai media, e cioè un superuomo, una sorta di Arsenio Lupin. Ecco, professor Bruno, è anche vero che l'emissione dell'avviso di garanzia nei confronti dell'ex postino di San Casciano, Mario Vanni, in qualche modo conferma ciò che dicono i nostri telespettatori, la sensazione che i mostri siano più di uno. Io direi che conferma e causa. In quanto ovviamente chi legge le cronache dice: ma come, di che cosa stanno parlando quando c'è già un avviso di garanzia verso un altro mostro? Ovviamente io ritengo che questa sia una costruzione fantastica che non è vera, e proprio perché il mostro scientificamente non può che essere una sola persona. E ribadisco ancora qui davanti a tutti, non ho tempo per poterlo spiegare, ma qualora questo Pacciani, che non corrisponde affatto, non è vero che si è calato nei panni di un Bertoldino, è un contadino, qualora fosse condannato e riconosciuto colpevole fino all'ultimo grado di giudizio, io non insegnerò più questa mia materia, perché vuol dire che non sarebbe una scienza, ma sarebbe un fatto opinabile. Professore, questo è già entrare nei meriti del processo, non lo possiamo fare, il processo comincia lunedì e lo seguiremo come sempre con il nostro dovere, diritto di cronaca. Per il momento grazie per averci seguito oggi e per tutta la settimana. Ci rivediamo lunedì alle 17.57, sempre su Rete 4, giorno per giorno. La linea adesso va al TG4. Grazie, arrivederci. Buon weekend.